Allora, buongiorno dalla Cattedrale di Lucera. Faccio questo video per ringraziare e per diciamo, raccontare questa esperienza avuta con i camperisti il giorno di Pasqua. Quando Lucera è stata candidata capitale italiana della cultura, ci siamo recati a Roma per assistere diciamo, all'audizione. E sul pullman c'erano molte persone. Io ingenuamente diciamo, ho preso i numeri un po' di tutti quanti. Infatti qualcuno mi chiedeva: perché prendi i numeri? Io scherzosamente ho detto: guarda, se vi perdete c'ho il numero dell'autista, posso chiamare tutti. Però sul bus erano una ventina di sindaci. Sembra una barzelletta, ma un paio di giorni dopo, al rientro a Lucera, sono stato contattato da degli amici di Matera che hanno un'associazione, diciamo, di camperi, sono camperisti. E loro mi hanno detto: guarda, noi abbiamo sentito che voi siete candidati come capitale italiana, siccome non siamo mai stati su Lucera e sui Monti Dauni. Volevamo un programmino di 3 giorni. Allora, abbiamo sviluppato questo programmino e la cosa che ha colpito di più è che in ogni città in cui loro si sono recati hanno trovato un sindaco che gli ha fatto d'accoglienza. Io con questo video volevo ringraziare il sindaco Lucilla Parisi che con una guida ha diciamo, illustrato la città di Roseto, c'era la processione storica. Il giorno dopo sono andati dagli amici di Pietra, hanno visto il centro storico e poi si sono recati a Lucera, per quanto riguarda il giorno di Pasqua, hanno fatto una visita turistica con la nostra guida Milena Natola e poi hanno pranzato in un ristorante. Sono stati anche, adesso ricordavo male, ad Alberona, che fanno i complimenti a De Matteis, che è stato un sindaco che li ha accolti in musica e si sono molto divertiti. E poi come ultimo giorno sono stati alla diga di Occhito, Eccellenza Valfortore, e qui ringrazio anche il sindaco perché mi è stato spiegato che dalle 8 a mezzanotte li ha accompagnati in città, insomma, cosa che loro non hanno mai visto in Italia. Ringrazio anche l'amministrazione lucerina che mi ha permesso di salire sul bus e fare tante conoscenze, che ha, diciamo, sviluppato tutta una serie di circostanze. Quindi ringrazio tutti e spero che, insomma, anche se Lucera non è diventata capitale italiana, di sicuro siamo pugliese e questa unione ha portato i suoi frutti, come i camperisti che sono venuti domenica. Saluto a tutti, buona giornata.